Hey Kuju, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLenico91 ed oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot. Piccolo ha appena terminato la sua lotta contro Freezer, Vegeta sembra essere diventato il Super Saiyan, ma in realtà non è così. E come se ciò non bastasse, Freezer ha raggiunto la sua forma finale. Farci provare un terrore senza precedenti. Ora... Dende in teoria era morto? Perché è in vita? L'ha ucciso nel... Scusami? Ah ecco, adesso è morto! Perché? Cos'era successo? Bisogna affrontare Freezer allora. Bene. Con Vegeta. Sarà molto interessante perdere. Purtroppo bisogna sempre vincere, anche quando l'avversario è giustamente anche più forte di te. Certe volte no, però questa volta è giustificato perdere, ma non possiamo. Mo gli dice che è Super Saiyan. Sì, ti piacerebbe Vegeta. Quindi ora siamo Vegeta, poi sicuramente Goku e poi finirà. Sì, Vegeta, ti piacerebbe. Subito? Bene. È veloce però, eh. Aha. Raffica energia. Ah, questo è Garlic, sì. Garlic poi, perché sai com'è, no? Adesso non mi fa venire fino a lì, però. No, il Garlic, accidente, te Frieza. Beh, questo posso direzionarlo perché vabbè, me lo fa direzionare. Ma in genere se no non si potrebbe. Cos'è quello? Se faccio lo spezza difesa, in teoria dovrebbe interrompere l'aura, ma no, non lo fa. È molto veloce, ragazzi, Perché mi dice... Ok, no, niente, sbaglio, pensavo un'altra cosa, scusatemi. Bacana! Sonna hazu wa nai! Ore wa Super Saiyajin da! Kutabare! Free! ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。 手助けしたかったらいつでもどうぞ。 Come ce le prende male Vegeta?
Quella scena non è la più traumatizzante della mia infanzia, ma quella di Krillin che viene infilzato e il sangue schizza in faccia a Gohan. Mamma mia, quella scena era tremenda. E Goku si è ripreso! E mo andiamo a fare il gran culo a Freezer. Scommetto che ora ci fanno volare con Goku, e certamente. Ho guadagnato un bel po' di punti esperienza. Beh, il livello non è proprio ancora il massimo. Ah, eccola qua, va. Beh, piccolo è tornato in vita, però insomma non è che abbia fatto granché, ha solo fatto trasformare Freezer. L'altra spazzatura, dici, Freezer? Kakarotto. Kakarotto. Soka. Omae mo È un nome da Saiyan perché tutti Saiyajin quanti wa si chiamano come ippiki tari verdure, tomo quindi ikashite wa okanai yo. non ci vuole molto a capirlo. この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。ん？フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ、貴様の最も恐れていた、スーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士。スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ざまあみや。知ってたはずだろ？僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい。ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことをスーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。フリーザを倒してくれ。サイヤ人の天帝。やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんて。よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキレイだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す！
くだらないこと。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。 ごはん、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。 Personalmente ritengo la saga di Namek la più bella di tutta quanta Dragon Ball. Di tutta quanta la serie, ovviamente. No, ho sbagliato totalmente tasto. Ah, questo lo fai in automatico allora. Va bene, perfetto. Oh, come mi ha preso in quella maniera? Beh, torno perché sennò mi si finisce tutta quanta la salute, cavolo. E le botte che ci storcherà Freezer fanno paura. Sì, mi fai alzare, per favore? Non l'ho schivato. E infatti mi ha rotto la difesa. Su, arrivi? Bene, è andato. E la prima è fatta. Beh, questa era più facile, dai. In realtà non ce l'ho presa così tante, però. こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうなら、このまま10米海王権を使っても勝てそうにね。海王権を 20 Kaioken. Poi non ho mai capito sta scena come abbia fatto Freezer a resistere, perché il Kaioken alla 20ª potenza non è semplicemente un Kaioken più 20 volte, è un Kaioken per 20 volte. Quindi è incredibile come Freezer sia riuscito a resistere nonostante non fosse al massimo della potenza. Bene Kuji, il video per oggi termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!